Laura, quando e come è nata la tua passione per il cinema? Io credo che sia nata in famiglia, perché io sono nata in una famiglia di cinema. E poi quando ho fatto la giornalista ho cominciato a occuparmi di tutto, come succede quando cominci con un lavoro come quello che ti porta nelle redazioni, però avevo sempre questa, ma più che altro più che una passione, un rapporto naturale col mondo del cinema. E poi c'è stato un momento nel 1984, ero giovanissima, ero appunto già a Repubblica e però avevo voglia di raccontare un po' questo mondo dietro le quinte. Allora ho fatto un libro che si chiama Fare Cinema, che è dedicato a tutti i mestieri del set, però più che scriverlo in prima persona li ho fatti raccontare dai protagonisti, e questo è un libro che in Italia è stato adottato da molte scuole di cinema, ma soprattutto è stato forse il primo momento in cui ho cercato di far parlare con gli autori, quelli che stanno sui titoli di testa, anche tante persone che sono sui titoli di coda. Capito. Parlaci un po' del tuo ultimo cortometraggio, Handmade Cinema o Cinema. Allora, più che ultimo, forse per me è stato il primo, dopo tanti anni in cui ho parlato di cinema, avevo voglia di, in realtà, di fare un libro sulle famiglie di cinema, perché spesso il cinema è qualcosa che ha a che fare con la famiglia, sì. Soprattutto in Italia, anche se famiglie importantissime sono state a Hollywood, quelle dei grandi registi o dei grandi attori. Noi in Italia abbiamo dinastie particolari, diciamo che ci sono delle famiglie che spesso si tramandano la voglia di fare cinema, si tramandano qualcosa che si studia in scuole di eccellenza come il Centro Sperimentale di Cinematografia, ma molto si impara sul set. Se al Centro Sperimentale nascono le professioni del cinema, i mestieri, il lavoro di tutti i giorni, l'artigianato passa di mano in mano. E quindi c'è stato un incontro con Guido Torlonia, che si occupa più di regie teatrali. Io volevo scrivere un libro sulle famiglie, Guido aveva così una familiarità con questo mondo attraverso il grande lavoro dei costumisti, degli scenografi, conosceva bene Piero Tosi, e poi c'è stato un anello che ci ha legati, che è Luchino Visconti di Modrone, che si chiama esattamente come il suo prozio regista, e che porta il suo nome, e invece che dedicarsi a grande cinema, ovviamente venendo da una storia come quella familiare, ha cominciato a produrre pubblicità. Però diciamo che da questo incontro, e poi da, c'è stata anche una cosa importante dietro tutto questo, che è stato un aiuto per fare questo film, che è venuto da un partner che, nonostante sia molto importante nel mondo per quanto riguarda la moda, però ha avuto una grossa attenzione per l'artigianato. Ok, visto che siamo qua all'ambasciata per la mostra Star Weeks, La mano italiana crea, cosa ne pensi di questa mostra? Beh, posso dire che il film e la mostra sembrano fatti l'uno per l'altra, c'è un bellissimo matrimonio, come tutto quello che abbiamo visto sullo schermo, tra il cinema e l'artigianato italiano. Credo che quando all'estero il cinema riesce a far parlare anche di sé per il lavoro che porta, diciamo, all'eccellenza italiana nel mondo, questo sia un grandissimo momento, un regalo importante che riguarda proprio anche l'immagine dell'Italia. Non è un periodo favoloso per l'Italia, soprattutto nell'immagine che sta dando tutto quello che non è arte, e credo che un anno della cultura italiana nel mondo, in America, come quello che stiamo vivendo, sia un'opportunità enorme. Io devo dire che ho avuto, dopo tantissimi anni in cui non avevo occasione di avere questo rapporto stretto con l'America, lo sto avendo proprio su questi temi. Mi piace che attraverso il cinema passi questo messaggio, e trovo che sia importantissimo essere all'ambasciata, che è appunto il punto di riferimento numero uno in un'America che ama molto il cinema italiano e che tra l'altro lo usa tutto sommato, perché quando vediamo arrivare anche nei grandi film dei contributi così importanti, vuol dire che insomma Hollywood è Hollywood, ma Cinecittà è Cinecittà. Sì, e credo che questo... stasera tutti gli italiani sono orgogliosi di essere italiani dopo il tuo cortometraggio, il film e la mostra. Spero. Quali sono secondo te le maggiori differenze tra il cinema italiano e il cinema americano oggi, diciamo, moderni?
Allora, io credo che ancora si veda una differenza fondamentale nel modo in cui i film sono realizzati. Ecco, non voglio dire che l'Italia abbia un cinema artigianale, perché ormai siamo naturalmente ai primissimi livelli anche in questo, però c'è uno stile diverso. Probabilmente si sente che dietro il cinema italiano c'è questa grande tradizione che l'America sperimenta oggi, soprattutto con una professionalità e un'eccellenza anche nelle tecnologie che noi evidentemente stiamo scoprendo più lentamente, perché il cinema italiano, che non è un'industria fortissima, diciamo che ancora riesce a nascere anche da momenti di grossa crisi. Questa è una stagione non facile per il cinema italiano. Il pubblico è calato, c'è un 35% in meno di spettatori nelle sale, addirittura chiudono alcune sale piccole. Non voglio dire che l'Italia è ancora quella dei nuovi cinema paradiso, perché ormai il multiplex e il progresso è questo, però penso che sia un momento non facile, come tutti i momenti di grande trasformazione. Solo che è bello che invece l'Italia nel mondo abbia un consenso molto forte. Stiamo per andare di nuovo al Festival di Cannes in concorso con un film di Paolo Sorrentino e fuori concorso con un film di Valeria Golino, che è un'attrice anche molto conosciuta dal pubblico americano e che debutta come regista, peraltro scegliendo un tema importante, che è quello dell'eutanasia. Quindi anche un'attrice glamour come la Golino può misurarsi con questo, e credo che questi siano segnali importanti. Sicuramente. Un'anteprima per Italians in DC, hai progetti nel cassetto? Qual è il prossimo? Allora, ho un cassetto pieno di progetti, tra l'altro americani, perché sono 3 anni, e questo sarà il 4, in cui personalmente ho il piacere e l'onore di curare la selezione dei titoli italiani che si vedranno a novembre, ancora una volta quest'anno, insieme al film che l'Italia sceglierà per la corsa agli Oscar, grazie a Cinecittà Luce e all'American Cinematheque. In una rassegna che si chiama Cinema Italian Style, e quindi a novembre tornerò in America, questa volta appunto con una scelta di film che spero siano anche un ponte ennesimo per riuscire a collegare il cinema italiano con la grande storia del cinema americano. E poi invece ancora prima devo dire che Washington qui ha avuto una grande anteprima rispetto a Open Roads, che è la rassegna del Lincoln Center che si tiene all'inizio di giugno, dove M8 Cinema è stato invitato proprio questi giorni, quindi do una notizia in anteprima perché saremo lì, e devo dire che con il team invece di Star Wigs ci sarà un'altra occasione, perché devi sapere una cosa, che nella mia storia così seria, come è stata raccontata anche qui all'ambasciata stasera, io ho avuto molta curiosità per un tema che credo che in America piaccia molto, che è il rapporto tra il cinema italiano e la cucina italiana. Sì, quindi io ho scritto molti libri che si chiamano Il gusto del cinema, e in 10 anni sono stati 9, perché racconto ogni anno quello che, diciamo, lo schermo ci mostra, soprattutto in Italia ma anche rispetto agli altri film, nel curioso rapporto che c'è tra il cinema e la tavola. E quindi diciamo, con questi libri a metà tra il ricettario e anche la scheda, invece le schede appunto di tutto ciò che il cinema italiano aggiorna ed offre nel mondo, c'è anche un simpatico confronto tra la cucina e la cultura diciamo culinaria italiana nel rapporto con quella estera. E allora questo sarà oggetto di un progetto che arriva a New York, chissà. Poi magari torniamo a Washington. Perfetto, noi vi aspettiamo. L'ultima domanda: qual è il tuo film preferito di tutti i tempi? Di tutti i tempi, una domanda difficilissima, dovrei scegliere un film italiano, ma sono molto affezionata per esempio a C'era una volta in America, perché è un film che dice molto della grandezza del cinema italiano, perché ho un ricordo professionale meraviglioso, visto che ho potuto fare una pagina raccontando in esclusiva De Niro su quel set che è stato girato a Cinecittà, e tra l'altro molti artigiani che sono in questo documentario hanno lavorato anche per quel film. E poi devo dire che fa un po' parte della storia di famiglia, perché
così chiudo come ho cominciato, ti voglio raccontare che appunto mio padre e mio zio sono stati direttori della fotografia e hanno girato tantissimo cinema italiano, quindi lo penso con affetto perché è un film che mi lega a un pezzo di storia in cui forse dietro le quinte c'è anche un po' della mia famiglia. Ok, grazie mille, speriamo di rivederci presto a Washington o comunque negli Stati Uniti. Grazie, complimenti, te li voglio fare perché sento che c'è una grande passione anche nel modo che tu hai di raccontare questa fetta d'Italia. Grazie. Ciao.